Nella prossima puntata, On the Evolution of Sports torna sui campi di rugby per raccontare la versione rosa di questo sport. Per lungo tempo si pensò che la prima giocatrice di rugby fosse stata Maria Ealy, che il 16 dicembre 1917 fu una delle 30 donne a scendere in campo per un incontro di beneficenza tra due squadre femminili. Qualche anno dopo si scoprì invece che la prima donna rugbista andava retrodatata di almeno 30 anni e più precisamente al 1881, a Liverpool. Si trattava di Emily Valentine, un'infermiera britannica scomparsa nel 1967. Passarono molti anni prima di riuscire a vedere squadre interamente femminili. La vera svolta arriva infatti solo negli anni 60, grazie ai primi movimenti femministi che rivendicano per le donne il diritto di giocare a rugby nelle scuole e college di tutta Europa. Il primo test match ufficiale tra due rappresentative nazionali si ebbe nel 1982 tra Paesi Bassi e Francia. In Italia il primo campionato femminile è datato 1985, ma è del 1991 il suo riconoscimento da parte della Federazione Italiana Rugby. Oggi la nazionale italiana, una delle squadre più vincenti del rugby femminile, si prepara per affrontare i campionati del mondo del 2022 in Nuova Zelanda. Siamo entrati nel ritiro per incontrare tecnici e giocatrici, per scoprire passato e futuro di questo sport.